l'intervento nell'ambito del congresso nazionale Fadoianimo riguarda la dimissione del paziente iperglicemico dalle nostre unità di medicina interna. Di fatto questa problematica è rimasta nel tempo insoddisfatta ed è un'area assolutamente di bisogni insoddisfatti, dal momento che nel tempo l'internista e il clinico si è sempre più occupato della gestione, del management del paziente iperglicemico durante la degenza, affrontando anche algoritmi dedicati, mentre non lo stesso ha fatto per quanto riguarda il momento della dimissione. Questo naturalmente comporta dei rischi notevoli per il paziente, che finisce per raggiungere il suo domicilio da solo o anche accompagnato dal familiare, dal caregiver, ma non adeguatamente formato, istruito ed educato, e quindi questo può impattare su eventi avversi importanti quali le iperglicemie e le ipoglicemie, con il rischio che ritorni nuovamente nei nostri pronti soccorsi, con il rischio di riospedalizzazioni. Quindi peggioramento degli outcome clinici, ma anche dei costi, e in un momento di problematica di sostenibilità della nostra spesa sanitaria non è indifferente non pensare ai costi, tenendo conto che se risparmiamo educando questo paziente meglio, il suo caregiver, risparmiamo sulle risorse, quelle stesse risorse potranno essere investite in altri setting assistenziali. E quindi la proposta è di algoritmi studiati proprio sul paziente alla dimissione, proprio sul dosaggio dell'emoglobina glicosilata, dosaggio che è obbligatorio ormai ai nostri pazienti all'ingresso per fare diagnosi di diabete laddove non conosciuta, ma che ci può servire anche come criterio per decidere poi al momento della dimissione con quale terapia avviare il paziente a domicilio, che non necessariamente potrebbe essere insulinica se il suo compenso pre-ricovero era buono, era quantomeno accettabile, e se non ci sono state delle situazioni che sono intercorse durante la degenza e che possono aver impedito che il paziente ritorni alla terapia precedente, ma che significa anche lottare contro l'inerzia terapeutica, perché se il paziente ci giunge comunque con una situazione già pre-ricovero di scompenso glicemico e di elevati valori di emoglobina glicosilata, è obbligatorio che il clinico si faccia carico non solo di gestire bene la sua iperglicemia durante l'ospedalizzazione, ma che assolutamente scelga la terapia più giusta, targettata, come dicono i nostri colleghi americani, sul paziente, fenotipizzata sul paziente, che lo ponga quando più al sicuro di rischi di ipo e di iperglicemie future.